già stasera è uscita a cena. In fondo adesso il mondo è la sua casa. Tanto pensa che strana la sorte. Emanuele Scuotto, che cosa racconta il tuo purgatorio? L'installazione purgatorio è un lavoro che porto avanti da qualche anno, modificato e ampliato a seconda dello spazio che lo ospita. L'ho da subito immaginato come un viaggio tra memoria e immaginazione nel tentativo di dare forma concreta all'immaginario popolare napoletano legato al culto delle anime pezzentelle, anime di persone sconosciute e dimenticate, un fenomeno dal potentissimo immaginario nato nel Seicento e sviluppatosi intorno a delle grandi fosse comuni che la peste aveva riempito. È ovviamente una lettura personale che attraverso la metafora tende a una riflessione su quello che è il dramma legato alla più grande fossa comune contemporanea, cioè quella del Mediterraneo. A porre l'accento su questo significato è sicuramente l'argilla nera, i tratti somatici nordafricani e medio orientali e, nelle mezze figure, il colore blu alla base che fa riferimento al mare, sostituendolo al fuoco della iconografia classica.